pazza. Aiuto, sono una sirena. Via libera, non c'è nessuno. Adesso posso cercare la cioccolata. Ho una fame, ma dove l'avrà messa la mamma? Qui in questo cassetto non c'è, qui in quest'altro nemmeno. Uffi, non si trova mai niente in questa cucina. Ecco, l'ho trovata finalmente. Ora sì che me ne mangio un bel pezzetto. Mi metterò qui in quest'angolino, così non mi vedrà nessuno. Che buona! Masha! Masha! Sempre qualcuno che mi disturba sul più bello. Sì, cosa c'è, mamma? Masha, sei andata a farti il bagno come ti avevo detto? Sì, mamma, il bagno l'ho già fatto. L'ho fatto la settimana scorsa. Masha, che vuol dire che il bagno l'hai fatto la settimana scorsa? Il bagno lo devi fare oggi. Masha, eccoti, finalmente ti ho trovata. Che ci fai lì nell'angolo della cucina, Masha? Niente, mamma. Tutto a posto. Masha, ma sei tutta sporca di cioccolata. Ma quanta te ne sei mangiata? Mamma, è così buona. Mi sono fatta una scorpacciata. È buonissima. Beh, Masha, visto che hai anche tutto il viso sporco di cioccolata, è proprio il caso che tu ti vada a fare un bel bagno. Dai, forza, non puoi più rimandare. Uffi, e va bene, mamma. Andrò in bagno a lavarmi. Adesso che ho la pancia piena, mi sento decisamente di ottimo umore. Posso affrontare anche il bagno. Bene. Dai, Masha, vatti a lavare, che dopo si pranza. Ok, mamma, vado. Che fatica. Eccomi in bagno. Uffi, com'è noioso doversi lavare. Bah, adesso riempiamo la vasca d'acqua e ci facciamo un bel tuffetto. La mamma dice che sono tutta sporca. A me non sembra, mi sento così pulita. Allora, riempiamo la vasca d'acqua. Apriamo il rubinetto, così sarà bella piena di acqua calda. Ecco fatto, e nel frattempo io mi svesto. Togliamo i vestitini, una scarpina, pure l'altra, canottiera. Oh, ecco qua, ora sono pronta per entrare e fare un bel tuffetto nell'acqua. E splash! Bene, beh, devo dire che tutto sommato non si sta poi così male nell'acqua, solo che è così noioso lavarsi. Mentre ci si fa il bagnetto non succede mai niente di divertente. Poi questa volta ho scordato pure di prendere i miei pupazzetti per giocare nell'acqua. Uffi, vabbè, mi sbrigherò a fare questo bagno così potrò tornare di sotto a giocare in salotto. Allora, prendiamo il bagnoschiuma. Ehi, ma che succede? Aiuto! Aiuto, sono sott'acqua! Oh, mamma mia, ma cosa mi era successo? Sono finita all'improvviso sott'acqua. Meno male che sono riuscita a tirarmi fuori. Ehi, ma vedo qualcosa di strano. Che fine hanno fatto le mie gambe? Perché ho questa coda da sirena? Oh, mamma! Mamma mia, non ci posso credere! Mi sono trasformata in una sirena! In una vera sirena! Ma questa è una magia! Com'è possibile? E adesso come faccio? Cosa diranno la mamma e Michael quando mi vedranno così? Forse non mi riconosceranno nemmeno. Certo che questo è proprio un bel guaio. In realtà io ho sempre sognato di diventare una sirena. Ma adesso non so proprio cosa fare. Mi sembra tutto così strano. E soprattutto ora, come farò ad uscire dalla vasca? Con questa coda da sirena è veramente tutto più difficile.
Forse il mio destino sarà quello di vivere nel mare insieme ai pesci e ad altre sirene come me. Magari sarà divertente. Vabbè, non ci pensiamo. Adesso la cosa più importante è uscire da questa vasca e risolvere questo pasticcio. Forza, Masha, ce la puoi fare. Al mio tre ti lancerai. E uno, e due, e tre. Opla! Ah, ce l'ho fatta. Ora devo subito asciugarmi e trovare un modo per nascondere questa coda. Ah, ecco qua il mio asciugamano. Ora sì che va decisamente meglio. Potrei rimanere tutto il giorno con l'asciugamano, così nessuno si accorgerebbe della mia coda. Non credo proprio sia una buona idea. Tutti inizierebbero a chiedermi cosa ci faccio con l'asciugamano addosso. Vabbè, ora proverò a vestirmi. Forse il vestito sarà abbastanza lungo da nascondere le pinne della sirena. Vabbè, togliamoci questo asciugamano e vestiamoci. Mi sta venendo un freddo. Oh, oh, oh. Ehi, ma che succede? Sono tornate di nuovo le mie gambe. Non sono più una sirena. Ehi, ma com'è possibile? Questa è davvero una magia. Ma com'è successo tutto questo? Ah, forse ho capito. Quando sono nell'acqua mi trasformo in una sirena, ma quando mi asciugo torno ad essere come prima, una semplice bambina. Beh, questo è un sollievo. Almeno potrò farmi vedere da mamma e Michael senza che scoprano il mio segreto. Beh, ora mi vesto e torno a giocare in salotto. In fondo, se sto attenta a non bagnarmi, nessuno si accorgerà di nulla. Oh, mamma mia! Oh, benissimo, via libera. Qui in salotto non c'è nessuno. Ora mi metterò qui sciolascioletta sul divano, sperando che nessuno mi venga a cercare. Ah, che giornata! Chissà com'è la vita di una vera sirena. Masha, Masha! Ah, sei qui! Ciao, Masha! Senti, ti stavo cercando. Ti va di giocare un po' con me? Beh, sì, Michael. Se vuoi possiamo giocare un po' insieme. A cosa vorresti giocare? Oh, Masha, ho avuto una super idea. Ti va di giocare a tirarci le secchiate d'acqua? È tanto che non lo facciamo, ma è così divertente. Cosa? Le secchiate d'acqua? Ma sei impazzito? Io non ne voglio proprio sapere dell'acqua. Stai lontano da me. Ma che strano, Masha. Ti è sempre piaciuto così tanto giocare con l'acqua? Beh, sì, ma io lo dico solo per la mamma, perché altrimenti so che si arrabbierebbe molto e io non voglio. E poi mi sono appena fatta il bagno e non ho proprio voglia di giocare con l'acqua. Grazie. Ok, Masha, come vuoi. Vabbè, andrò a giocare di là con i miei giocattoli. Se cambi idea, Masha, io sono nella mia cameretta. Ciao, ciao. Fiu, mamma mia, per un pelo. Se mi fossi bagnata con l'acqua, Michael avrebbe visto la mia trasformazione e avrebbe scoperto che sono una sirena. Oh, mamma, ancora non ci credo. Ma come farò a mantenere questo segreto? E poi, io non so mica come si deve comportare una vera sirena. Masha! Masha! Ehi, ma chi è questa voce? Qualcuno mi sta chiamando? Ciao, Masha, sono io, Madre Sirena. Cosa? Madre Sirena? Oh, mamma, ho le allucinazioni. C'è una sirena nel mio salotto. Non ci posso credere. Ma che cosa ci fai qui? E perché stai cercando proprio me? Beh, Masha, credo che tu lo abbia capito. Oggi hai finalmente scoperto la tua vera natura. Sei una sirena, proprio come me. Io sono Madre Sirena, proprio perché sono la mamma di tutte le sirenette come te. Quindi tu saresti la mia mamma nel mondo delle sirene? È così? Esatto, Masha, proprio così. Il mondo delle sirene
È un mondo fantastico, pieno di magia, ma anche pieno di molti pericoli. Per questo dovrai stare molto attenta a proteggere il tuo segreto. Nessuno dovrà scoprire che tu sei una sirena, altrimenti qualcuno potrebbe approfittare di questo tuo segreto e venire alla scoperta del nostro mondo. Ma madre sirena, ma come faccio a non farmi scoprire? Ogni volta che entro nell'acqua mi trasformo in una sirena. Lo so, Masha, per questo dovrai stare molto attenta. Ma non preoccuparti, ogni cosa ti verrà spiegata a suo tempo. Ora ti devo lasciare, Masha, non posso restare troppo lontano dall'acqua. A presto e in bocca al lupo per la tua nuova vita da sirena. Cosa? È sparita? Oh no, mi ha lasciato qui da sola. E ora che faccio? Essere una sirena è più difficile di quanto pensassi.